Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Genova e della Guardia di Finanza sulle elezioni regionali liguri del 2020. L'accusa è di corruzione. Il suo avvocato dice Toti è sereno e conta di spiegare tutto. Il governatore è andato con il suo legale nella caserma delle Fiamme Gialle a Genova. Altre 9 persone, fra cui il capo di gabinetto del governatore Matteo Cozzani, sono state raggiunte da misure cautelari ed è stato eseguito un sequestro di 570.000 euro nei confronti di alcuni imprenditori. La procura genovese ha inoltre disposto una serie di perquisizioni. Giovanni Toti dichiara: sono molto sereno, ma non posso rilasciare dichiarazioni, lo sapete. Ai domiciliari è finito anche l'imprenditore genovese Aldo Spinelli, ex presidente di Genova Calcio e Livorno, mentre in carcere c'è l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren. Secondo l'inchiesta, l'imprenditore avrebbe dato soldi a Toti per ottenere in cambio lavori come la concessione a Spinelli per le aree del terminal rinfuse. Il braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, è accusato di corruzione elettorale aggravata dalla circostanza di cui all'articolo 416 BA, perché per l'accusa avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. È accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione. La procura della Spezia ha emesso una decina di ordinanze di custodia cautelari nei confronti di Cozzani per quella che potrebbe essere considerata l'inchiesta madre. Per Cozzani sono stati disposti i domiciliari, arrestato anche suo fratello Filippo, titolare di alcune aziende di famiglia. Arresti domiciliari anche per Raffaele e Mirko Paletti, imprenditori vicini a Matteo Cozzani, amministratori del Grand Hotel di Porto Venere, coinvolti per aver dato e permesso utilità a quest'ultimo in cambio di agevolazioni fornite dall'ex sindaco in favore delle loro società. Dei 6 imprenditori coinvolti c'è anche il presidente di Confindustria Nautica, oltre che rappresentante legale delle società, i saloni nautici, SRL. Uno è il direttore commerciale del salone nautico, 2 sono imprenditori genovesi attivi nel settore pubblicitario e quant'altro. Nell'inchiesta risulta coinvolto anche Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga SPA Moncada, sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale con l'accusa di corruzione. Tajani su Toti dice: si è colpevoli solo al terzo grado di giudizio, sono garantista, per me una persona è colpevole soltanto quando è condannata in terzo grado di giudizio, lo sono per le persone di area del centrodestra che possono essere coinvolte, come per quelle di area di centro-sinistra. Sono convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria innocenza, l'estraneità alle accuse che lo riguardano. Voglio essere ottimista e fiducioso per lui.